fiamme alle stelle. Lui, Mattias Martelli, una delle stelle emergenti del teatro italiano, che si dedica ai suoi amici, che si dedica a tutti coloro che hanno visto questo spettacolo, ed è bellissimo soprattutto aver visto oggi tanti ragazzi giovani, tanti delle scuole medie, delle scuole superiori, per capire ancora di più qualcosa del sommo poeta, ma in maniera semplice. Quindi Mattias Martelli, Dante tra le fiamme e le stelle. Allora, ci stiamo avvicinando a questo personaggio incredibile. Arrivo, ciao cara. Senti, una domanda veloce che potrà sembrare anche banale, a parte che noi stiamo ancora aspettando un'intervista che potremo fare anche via Zoom, ma non si sa quando la faremo, ma sarà un tesoro. Senti, ma tutte le persone che ancora non l'hanno visto, per quale motivo dovrebbero venire a vedere questo stupendo spettacolo? Sì, quello è il problema, Gianvito, che c'è solo domani. Quindi come fai? Cioè, venite, ma domani, cioè domenica. Venite domani, perché poi facciamo poi ad aprile, capito? Però, e neanche si possono convincere. Però possiamo convincerli a seguirti sul sito dove c'è il calendario, perché tra poco esce con la regia di Arturo Brachetti, Fred Buscaglione, con Rui Pace e la sua band. Sarà è una bomba di meraviglia, l'ho così definita. Signore e signori, Mattias Martelli, una delle stelle emergenti del teatro italiano e internazionale. Seguitelo perché è veramente qualcosa di impressionante. Grazie Mattias per le bellissime emozioni. E poi, quando ci darà l'autorizzazione e ci dirà il bonifico, noi manderemo il bonifico e faremo l'intervista e lì non si sa che cosa uscirà fuori. Ore.